The New Stories. La tua informazione libera. Si era recato alla guardia medica lamentando un forte dolore alla schiena e al petto. Dopo averlo visitato e somministratogli del Voltaren, il dottore lo aveva dimesso. Tuttavia, il giovane Marco Spanu, appena 23enne, una volta tornato a casa, è deceduto a causa di un infarto. Il sostituto procuratore Paolo Piras ha aperto un'inchiesta per chiarire le circostanze della sua morte. Marco, originario di Erula, è morto il 23 aprile scorso a Chiaramonti, presso la casa di una zia, dopo essere stato visitato dalla guardia medica del paese. Dall'esame autoptico è emerso che la causa del decesso è stata una trombosi dell'arteria discendente anteriore. Ora si dovrà accertare se vi siano responsabilità da parte di qualcuno. Secondo i familiari, che due giorni dopo il decesso hanno sporto denuncia ai carabinieri di Sassari, il medico che lo ha visitato alle 20 del 23 aprile scorso non avrebbe approfondito a sufficienza la situazione clinica del giovane. La famiglia si è rivolta all'avvocato Erdis Doraci per ottenere giustizia. Marco si è presentato alla guardia medica con evidenti sintomi di problemi cardiaci, ha commentato l'avvocato. Ma non sono stati monitorati parametri essenziali e durante la rianimazione mancava l'adrenalina. Seguendo i protocolli clinici, avrebbe potuto essere salvato? Lo stabiliranno le indagini. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.